allora a Salerno erano formato gli americani, erano formato un comando che faceva. E allora dicevo, guarda, vai là così così. Ah sì, vado là e mi avevo messo con loro. E mi ha mandato a Eboli. Sì, Eboli sta passato, cosa, Salerno sta qua. Eboli sta qua perché poi sta la strada qua, io ho fatto quella strada lì, che poi usciva Villino. E allora quando sono stato lì, sono stato. Quando sono stato sotto lo Castagneto, io stavo in cucina. Cioè, mi hanno messo in cucina, mi hanno messo perché poi sono cambiato. Quando è stato lì, a quanto mi mise coso Coppola, quando è uscita la Matosca, e coso, e Cesare Nocca. Io stavo nelle stesse posizioni mie, c'era una fame che non veniva mai. Diciamo, ci penso io, messo in modo roba e stava, e dice, ma come si fa? Dice, ecco, qua è nato così, così. E loro pensando erano stati, stavano, siccome Anzio, è sempre Anzio, perché lavoravano col pesce, e tu questi ragazzi tira i pesce, apri le porte. ti mandavano pure in Svizzera. Vabbè, perché si erano riuniti, che stavano. Loro però stavano a Contraerea, a batteria di postazione. E allora. Così, e siamo fatti la vita assieme. Siamo fatto la vita assieme, poi siamo. Là, piano piano, perché noi stavamo sempre dietro le linee a 10-15 km, così 10 km, perché prima andavano avanti gli americani, poi noi facevamo la postazione perché noi stavamo all'artiglieria dopo ci hanno messo. Artiglieria, noi caricavamo i proiettili, i cammi. E questi andavano, e poi andavamo a scaricare linea, però sempre un po' addietro, quando stavano le batterie. E ci hanno mandato per portarla un pochetto, perché sono poveri, hanno fatto questa fotografia a Menzuna, a Matalone, Cardito, stavano lì. Però ci sono pochi giorni, perché a Napoli già erano invaso gli americani, eccetera. E c'erano stato a Teano, come avanzavano loro, a Teano è stato il fermo, perché Monte Cassino era Monte Cassino, perché i bombardieri partivano dalla Sicilia, passavano sopra noi come le nuvole, però mamma mia che è successo, di tutto fumo, noi stavamo a Teano, perché è stato incontrato Vittorio Emanuele II, Canibardi, io stavo alla chiesetta là, io stavo alla masseria, e stavo lì e non mancava. Comunque, allora, quando è? Madonna, che è successo? Dopo 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, boom! Arrivano le carceri, i cannoni, stavo cannone dentro la montagna, ma come facevano? E hanno distrutto il Monte Cassino, hanno. Poi invece perché hanno fatto lo sbarco Anzio? Perché lo sbarco Anzio non era lo sbarco Anzio, perché lo chiamano finto sbarco. Lo sbarco Anzio doveva essere fatto a Civitavecchia. Invece siccome non si so per via di Monte Cassino, de Cassino, non si sono assicurati da allontanarsi tanto. Allora ho cercato accorto qua, perché queste sono cose un po' segrete, ma noi lo sapevamo perché stavamo. Ma io c'avevo un maresciallo Savino, americano, che era d'Abruzzese, un tenente spagnolo che era dalla Spagna, lo chiamavamo Gianni, era comico, era. E allora noi queste cose le sapevamo, perché la cucina italiana, noi avevamo la cucina a parte, avevamo la cucina a parte, come si chiama, Bergimi. Era caporeparto, Vittorio Berghi. caporeparto nostro, capo di quello ci veniva, come la mattina, c'era pizzamento qui. Allora, quando che noi cucinavamo, facevamo gli spaghetti, gli americani, che se vogliono, lo zucchero, lo burro, e allora ci piaceva la cucina americana, perché a noi, io andavo a fare la spesa a sussistenza col camion, insomma, tutte queste cose qua.
Oh, boh, la sto allungando troppo. Però se ancora sarebbe italiano. Per l'imbarco per Anzio come sta? Allora venne in tenente che voleva questo, i repubblicani. Ah. Repubblicano. Volevano ricumulare. Riorganizzare. Io, ma qua sta andando bene. Stavo americani. Voleva chi è volontari, capito? Infatti un cugino mio, Sosendi Francesco, è stato ammazzato a cosa? A sopra Cassino, alla parte la moglie già stava a Napoli. Comunque va bene. E non sono arrivato, ma come ricordo? A Teano. No, a Teano va bene. Poi Teano, ho capito. Questo qua, basta. Dopo un po' di giorni si parlava che qua noi dovevamo andare via. Allora Berghi mi messo di scelto, dice, mi sa che dovevamo andare via qua, ci possono appresso le truppe, via. Va bene, ma io non ci vengo perché ma no, che rimani qua, faceva coppola un verso questo, e che mi lasciamo qua. Insomma, arrivederci. Firmai.